Da mesi, anni ormai, la necessità di riorganizzare la spesa pubblica è diventata un'esigenza e subito un obiettivo del governo tecnico a causa di eccessi clamorosi. Abbiamo 8.500 comuni, non fai una riforma dei comuni, non fai una riforma delle province. Ho parlato col presidente della provincia quando sono venuto qua. Allora gli ho chiesto, ma cosa serve la provincia? E il presidente della provincia mi ha detto, ci devo pensare un attimo. Come al solito tutti d'accordo finché si parla del principio generale, ma sollevazione di scudi non appena si tocca il proprio ambito. Questo è quello che è accaduto anche nella nostra regione. I dati relativi al 2010 delle spese complessive delle quattro province delle Marche, il dato della provincia di Ascoli Piceno al momento non è più online, indicano in quasi 500 i milioni di euro usciti dalle casse di questi enti. La lotta è prettamente politica e sempre più dura, visto che si stanno avvicinando le elezioni. L'Italia dei Valori è contraria alle province, l'Italia dei Valori vuole l'abolizione delle province, ma non l'abbiamo scritto solo sul programma, questo l'hanno fatti tutti. Noi abbiamo anche agito di conseguenza, abbiamo raccolto le firme per presentare a supporto una proposta di legge popolare che prevedeva l'abolizione delle province, avevamo già presentato noi una nostra proposta di legge come Italia dei Valori che naturalmente è stata bocciata, e questa seconda proposta di legge di iniziativa popolare sempre per l'abolizione delle province è stata votata. Tra l'altro non votavamo l'abolizione delle province, ma una sorta di riordino, io l'ho definito un aborto, in base alla spending review. La spending review che l'Italia dei Valori in aula non ha votato, noi abbiamo votato contro, mentre gli altri partiti, PD, PDL, UDC, quelli che fino a questi giorni sostengono il governo Monti, l'avevano assolutamente votata, salvo poi scannarsi sul territorio proprio contro questo provvedimento. Quindi un comportamento sicuramente schizofrenico. Ognuno cerca di trovare un obiettivo verso cui deviare l'attenzione interpretando le intenzioni del governo, criticandolo e attaccandolo forse per scaricarsi la responsabilità di doversi confrontare con un elettorato sempre più arrabbiato. Cioè, il governo non ha detto di ridurle da 5 a 3, il governo ha detto potete, dovete riorganizzare come volete le province della vostra regione, purché vengano rispettati due requisiti, uno demografico di 350.000 abitanti, uno territoriale di 1.250 km quadrati. Questo è un equivoco sul quale si è condizionata tutta la discussione, perché Pesaro ha pensato che la discussione non la riguardasse, Ancona ha pensato che la questione non la riguardasse, tutti hanno pensato che il problema fosse solo di Macerata, Ascoli e Fermo che non avevano requisiti. Comunque il problema rimane sempre quello che la politica costa all'Italia, tra istituti diretti e indiretti, almeno 6 milioni l'anno, e l'attuale governo con la spending review vuole tagliare.